sicuramente ci aspettiamo molta più gente, molto più traffic. Diciamo che abbiamo subito poi noi, in particolare in centro a Milano, abbiamo subito il turismo, quindi speriamo che piano piano si riaprano anche le frontiere in modo tale che prima della pandemia turisti, l'80% turismo. Noi siamo qua dal 27 di marzo, sì. E abbiamo continuato in tutto questo tempo a incontrare tutta una serie di realtà, una parte di realtà fanno parte proprio del settore del lavoro dello spettacolo e della cultura, ma ci siamo anche aperti al confronto con altri ambienti di lavoro che comunque hanno le stesse nostre problematiche. L'esternalizzazione dei servizi in questo paese ha creato non pochi danni e alla fine è proprio il discorso di creare questi lavoratori che alla fine sono sempre precari, perché il vero datore di lavoro non è chi dà il lavoro, ma la società o l'impresa che poi la gestisce. Dal 26 aprile in realtà cambia tutto, perché si aprono i teatri. Se Milano, la Lombardia entra in zona gialla, a quel punto vale tutto, cioè si ricomincia. A un anno e più della pandemia, stare in questo nel piccolo teatro aperto, dove abbiamo aperto questo Parlamento culturale permanente, sta diventando veramente un luogo dove riuscire a confrontarci, capire le nostre problematiche, ma anche cercare di avere poi una visione di soluzione. Speriamo che comunque appunto queste aperture creino in generale più traffico in tutta la zona. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo sin dall'anno scorso, da marzo del 2020, instaurato dei protocolli di sicurezza che ci garantiscono l'assoluta sicurezza all'interno dell'ambiente del lavoro e l'erogazione del servizio, per cui tutti i nostri dipendenti indossano mascherine, tutti vengono testati all'entrata, igienizzate le mani, per cui è tutto molto tracciato, tutto molto sicuro, per cui in un certo senso ben venga, dove è controllato tutto, queste aperture certamente. Cosa mi aspetto della nuova apertura? Sarà un casino. Speriamo davvero che questa cosa qui, dopo tutti questi mesi, stando fermi con il locale, giustamente, oltre che si è perso tantissimo, da come lavoravamo prima, come lavoriamo adesso, anche da sporto, non è che si lavora tantissimo, infatti siamo in tre oggi, perché l'altro personale non può tornare al lavoro. Più o meno però, il lavoro siamo 17 tra sale e cucina. 17 persone, adesso siamo sì. 3. C'è gente che non lavora da un anno. Qui era una zona bellissima, come lavoravamo prima, gli aperitivi, la gente che c'era. È surreale la situazione, dico la verità, è proprio surreale. Non sembra vero quello che stiamo vivendo, dico la verità, adesso è un anno. Speriamo che la campagna vaccinale inizi a funzionare come gli altri paesi, cioè è allucinante che Israele ha dimenticato il virus e noi qui in Italia siamo ancora ancora all'inizio, sembra una cosa che non si risolve, non riesco a capire veramente, è bruttissima la situazione. Turismo zero, turisti non ce ne vedo, zero. Ma considerando che comunque gli altri paesi, tipo la Grecia, ha già un piano turistico, noi no, quindi credo che anche quest'anno avremo veramente pochi turisti. La Grecia, per esempio, la settimana prossima inizierà la stagione estiva, quindi hanno aperto ai turisti. Sì. Già è covid free lì, quindi già ci saranno dei turisti che andranno, invece qua non se ne parla di sta cosa. Cioè Lombardia, niente, non se ne parla. Anche perché comunque considera che le città d'arte in estate tendono sempre a svuotarsi un po', quindi... Ci troveremo già svuotati, prima di siamo cominciare. Siamo consapevoli che per noi del centro andrà così fino... Speriamo a settembre, vogliamo essere positivi? Dobbiamo essere positivi. Positive, le speriamo tutti che si possa tornare a fare un attimo di vita più tranquilla, sempre con una dovuta precauzione, diciamo, non impazziamo, non si aprono le gabbie, però se si può tornare a fare qualcosa che da un anno e mezzo non facciamo, volentieri. Speriamo questo e come vado avanti noi, poi tutto tornerò in normalità, speriamo
per questo, grazie a Dio per questo. Ma speriamo che si ricominci a lavorare seriamente e riparta tutto. Già adesso con la zona arancione, appena appena qualcosa in più si è mosso, i negozi aperti, si vede anche più gente in giro. Speriamo che con la zona gialla, così dicono, che apriranno un po' di più e vedremo la gente. Il problema è che a Milano non viene nessuno, tranne la gente della città o dell'Inter che viene giusto per lavorare, da fuori regione non arriva nessuno. Gli aeroporti sono fermi, stazione, fai attese anche di 2 ore, turismo zero proprio. Cioè, non ci sono, anche perché nelle altre nazioni non ci si può spostare, quindi non è che c'è tanto flusso. In altri anni, negli anni passati, noi lavoravamo da matti, sto periodo. Poi la bella stagione, belle giornate, i congressi, le fiere, eventi, che in città era piena di eventi, quindi c'era tanto da fare. Adesso siamo veramente punto morto. Io ho quasi 30 anni che faccio questo lavoro, ma non immaginavo una cosa di questo tipo qua. Mi aspettavo una guerra, ma non una pandemia che facesse una cosa del genere. Eppure si impara sempre qualcosa, è un'esperienza per tutti. Diciamo che magari molta gente comincerà a riflettere su tante cose, tutti quanti, noi in primis come tanti altri. Poi se non si muove Milano non si muove niente. Milano è il fulcro, il cuore. C'era tanta di quella gente fino a 2 anni fa che mancavano addirittura le macchine. Tante volte. Quindi, invece qua stai qua 2 ore, poi magari fai una corsa a 5 euro. Molta gente non lo capisce, perché tu dicono, vabbè, ma voi guadagnate. Sì, guadagni quando c'è da lavorare. Ma noi già ci sono realtà che sono messe ancora peggio. Se fate un giro in centro, vedete che molti negozi grossi hanno chiuso, molte catene grosse hanno chiuso, tutta gente a spasso. Ci vorrà qualche anno per riprendersi ai livelli di prima. La vedo molto grigia. Comunque, l'importante è crederci. Indietro non possiamo tornare, guardiamo avanti, speriamo, tutto qua.